tutte carissime amiche ed amici e bentornati e benvenuti sul mio canale. Questa è la spesa di Lidl che ho fatto una mezz'oretta fa all'incirca. Sono appena tornata a casa, non ho potuto caricarmi insomma di altro, se no lo avrei fatto. Si sa che dopo le feste natalizie soprattutto iniziano a scarseggiare i viveri nel frigo e nel freezer e anche nella dispensa, e ho voluto acquistare qualcosa. Poi vi faccio vedere quello che ho preso anche di surgelati. Allora, io purtroppo ho perso lo scontrino, non riesco a trovarlo. Ho già disinfettato tutto con l'alcol messo in questa boccetta spray. Vi faccio vedere quello che ho comprato. Ogni tanto la lingua si attorciglia. Chiaramente i prezzi più o meno li saprete un po' tutti. Vi dico quello che mi ricordo e buonanotte al secchio. Poi vi mostro anche qualche detersivo che ho preso non dalla Lidl. Della V5 ho preso detersivo piatti che mi trovo benissimo a 89. Ho voluto prendere questa spugna vegetale antigraffio della Mr. Green, presumo, adatto per le padelle e per i piani cottura e in cellulosa. Questa qui l'ho pagata 75 centesimi, la voglio provare. Ecco, mi ha fatto attere l'alcol, bene. Ho preso due vasetti di questo filetti di tonno a pinne gialle della NYX, è buonissimo, a 2,55 euro, e ne ho presi appunto due. Ho preso il sale marino italiano iodato fino a 39, questo riso arborio di Carosio da 1 chilo a 1,39 euro. Il latte parzialmente scremato della Milbona, ne ho presi 3 pezzi per mio marito, non mi ricordo se 59 oppure 69, e poi della Zimil, latte senza lattosio, senza grassi, ad alta digeribilità, a 1,19 euro. Poi ho voluto prendere questa scorta di yogurt della Milbona con lo 0,1% di grassi, è buonissimo e mi trovo molto bene. Lo yogurt l'ho pagato 1,69 euro. Poi ho preso 2 pacchi di sucre a 69 centesimi. Poi ho preso un pacco da chilo di spaghetti della Combino, questi non mi ricordo se 89 oppure 79, perdonatemi. Questo salumeo, salame di Milano, da 150 grammi, pagato 1,20 euro, 1,30 euro. Poi ho preso queste lunette ai carciofi della nonna mia, sono da 250 grammi, proprio so pic, proprio pensavo fossero di più, comunque niente, con nuova ricetta con appunto carciofi e ricotta, stavano in offerta a 1,29 euro. Poi ho preso le carote, queste qua a 69. Poi ho preso questi pomodori a 1,69 euro, se non vado errato, filetti della NYX di acciughe a 1,30 euro circa, questi biscotti della Real Forno, biscotti cereali e mirtilli più o meno 1 euro, poi questa pasta sfoglia, ne ho presi 2 per fare un rustico di carne, a 69 centesimi, questo formaggio degli antichi maestri, buonissimo, 1,09 euro, questo caffè Lavazza Suerte,
sono dei grani per la mia macchina per il caffè della Magnifica De'Longhi. Questo l'ho pagato un po' caruccio a 6,99 e stoppo un attimo e vi faccio vedere. Non ho preso tante cose, diciamo, di cose congelate, vi faccio vedere. Di cose surgelate ho preso queste tagliatelle ai funghi porcini per mio marito che a lui piacciono. Andiamo direttamente dal freezer. Queste le ho pagate 2,29 euro. 18 bastoncini di polpa di pesce a 1,80 euro circa. Poi ho preso le patatine fritte di questa marca, Harvest Basket, a 1,19 euro. E infine ho preso una pizza della Italiamo ai quattro formaggi a 1,99 euro. Dulcis in fundo, tutti divisi per la cucina, da un negozio di detersivi giù a casa mia. Finalmente ho trovato l'ammorbidente profumato della Nuvoletta Blue Classic che io amo a 1,90 euro. Questi due igiene intima della Venus a 80 centesimi l'uno, questo sgrassatore della Dual Power potente alla lavanda a 1,29 euro e a 1 euro. Questo io lo pago di meno, però mi sono trovata e l'ho preso perché a me non deve mancare. Questo aceto di alcol, Natural Bril, aceto di alcol pulitore lucidante per vetri, acciaio e pavimenti, prodotto di origine naturale. Bene, questa è tutta la mia spesona, come starete vedendo, tra Lidl e detersivi. Spero che questo video vi sia, non so, di aiuto o meno. Ho di consigli, suggerimenti, fate voi. Spero che questo video vi piaccia. Un bacio e alla prossima. Ciao.